una manovra condivisa, le prime carte che bisogna vedere sono le carte che parlano di tasse ai ricchi, altrimenti a quel tavolo non ci si può sedere. Ultimi 2 minuti, Curzio, la tua domanda a Michele. Sì, c'è un problema fondamentale per il centro-sinistra che è il nord del paese, perché al di là delle cifre poi è difficile governare contro 2/3 del PIL. Volevo chiedere a Vendola se lui ha un'idea, una... Vendola in definitiva ha vinto in una regione che politicamente assomiglia alle regioni del nord-est, perché è una regione Veneto, molto di destra. Anche è un po' il Veneto da sud della Puglia, cioè nel senso una regione operosa, che guarda al futuro, ma anche molto conservatrice. E lui ha vinto tra i cattolici in Puglia. Ha vinto tra i cattolici, ha anche strappato pezzi di voto di destra, non solo moderato. Allora vorrei sapere se lui ha, come dire, un'idea da... in regioni dove il centro-sinistra continua a sbagliare e infatti ad arretrare nei consensi. L'idea per il nord? Che è quella di non cercare, diciamo, una maga circe che possa attrarre questo Ulisse nordista spaventato, perché quella è un'idea veramente sbagliata. Il nord è la parte più smarrita rispetto ai processi di globalizzazione e alla crisi della globalizzazione. Era cresciuto soprattutto nell'ultima stagione della svalutazione della lira in maniera impetuosa, approfittando anche, diciamo, di questa struttura sociale, di un capitalismo delle famiglie, delle piccole e medie aziende, molto simile a quello che abbiamo noi in Puglia. Uno forte spirito di intraprendenza, ma il centro-sinistra lì non ha saputo giocare sulla crisi endemica del modello sociale che proponeva il centrodestra. Cioè il centrodestra sostanzialmente produce una infinita illusione, e anche il nord oggi paga i prezzi della crisi in maniera abbastanza pesante. E l'unica prospettiva che, diciamo, tra le righe viene offerta al nord è quella di associarsi alla Germania, alla Baviera, all'area del Marco, distaccandosi da un sud che viene visto come una palla al piede. Ora, io ho vinto in Puglia, mica proponendo una retorica pauperistica o proponendo il libro cuore del De Amicis, ma proponendo un patto tra i soggetti forti della società pugliese: il mondo dell'impresa, il mondo del lavoro, il mondo della cultura, e insieme un patto generazionale, cioè un investimento sul futuro delle giovani generazioni. L'abbiamo mai fatto al nord un discorso così? Al nord sembra che il problema sia la geografia, non la storia, il territorio. Ma il problema è la narrazione che attraversa quei territori. Tu non hai una narrazione, è inutile che... Che cosa significa che vai lì a radicarti sul territorio? Che cosa devi radicarti come? Pensare di fare come ha fatto qualche esponente politico lombardo, di scavalcare a destra la Lega e di dire la Lega è poco securitaria, la Lega è indulgente con i migranti? Cioè, su quel terreno pensi di poter vincere la sfida, diventando la fotocopia anche un po' patetica della sloganistica leghista? No, non è quello il terreno. Il terreno è quello invece del cogliere le contraddizioni dell'idea generale che il nord si possa salvare senza il sud, questa è una tragica illusione, che l'Italia si possa salvare se il federalismo diventa il nome che maschera un processo di secessione, e invece tu devi affrontare la sfida parlando in positivo del federalismo come di un nuovo laboratorio politico, economico e sociale, e c'hai qualche carta da Cattaneo a Spinelli a Trentin, diciamo, c'hai qualche libro nella tua biblioteca, bisognerebbe forse leggerlo, e la possibilità di proporre un problema, ripeto, che non è geografico ma è storico, è la cultura, l'egemonia che ha vinto nel nord, anche perché tu hai perso prima ancora di combattere, cioè ti sei arreso e hai cominciato a inseguire quelli che avevano già vinto. E ce n'erano domande anche sul federalismo, ma non abbiamo più tempo purtroppo. Oltre 350 messaggi sono arrivati, stanno continuando ad arrivare, però il nostro tempo finisce qui. Io voglio farle l'ultimissima risposta secca: ci doveva essere una convention a Firenze, si era parlato, per lanciare la sua candidatura per le primarie del 2012. Da quel che sappiamo dal PD, neanche sappiamo se ci saranno queste primarie nel 2012, se ci fossero lei si candida?
io mi batterò fino allo stremo perché ci siano le primarie. Questa è la mia risposta. Okay. La convention a Firenze è saltata perché a un certo punto, invece che essere l'inizio di una ricerca sulle parole che ci mancano, tra protagonisti plurali, era diventata una danza della morte dei partiti su questo oggetto misterioso. E, francamente, per quello che mi riguardava era meglio fermarsi lì, mentre fuori dai partiti, tra gli intellettuali, tra i giovani, appunto, tra tanta gente ci sono domande, ci sono anche esperienze, c'è anche un sapere che noi i partiti faremmo bene ad accogliere, con cui confrontarci. E poi le primarie sono il minimo per sopravvivere, diciamo, l'idea di poter mettere in discussione le primarie, cioè l'unica forma che è stata inventata di dissequestro delle scelte politiche fondamentali, sequestrate in segreterie di partiti che sono diventati quella roba lì di cui ho parlato forse con qualche ingenerosità di troppo, però le primarie sono un popolo che irrompe dentro l'agone della politica. La sinistra non può vincere se va in un laboratorio di chirurgia estetica a trovare una maschera di Berlusconi di sinistra da mettere in faccia a qualcuno. La sinistra può vincere se contro Berlusconi è capace di convocare un popolo che si appassiona a un'idea di futuro. Grazie, grazie a chi ha scritto, grazie Curzio Maltese, grazie molte. Michi Vendola, vi lascio al cerchio da chiudere di Antonio Cianciullo.